consorzio Pierre de Wool Company di cui stiamo parlando adesso non è fatto di Nigel Thompson, è fatto anche di altre persone, perciò non voglio dare un elenco, ma forse io sono stato il primo a pensare, ma sono gli altri che lavorano sodo giorno dopo giorno per cercare di mettere insieme queste cose qua. Quando si parte da zero, la strada è lunga. Noi siamo partiti da zero, la strada ci porterà ancora molto lontano. Cosa è successo? Quando abbiamo deciso di fare il consorzio, era per aiutare gli allevatori in tutta Europa a lavorare la propria lana. E questo l'abbiamo fatto, utilizzando delle aziende bielesi, i terzisti bielesi, nella filatura, lavaggio, tintoria, tutte queste cose qua. Quello che non avevamo capito era il lato non soltanto della lavorazione, ma della cultura, del turismo, della passione che c'è là fuori, che non è una passione industriale di vedere quanti chili si riesce a fare un giorno, quanto è fatturato, è una passione di piccoli artigiani in tutta Europa, che, di artisti che riescono a creare delle cose che qualche volta abbiamo detto ma è impossibile. In tutta Europa c'è della gente che hanno la passione della lana, è una cosa che a Biella manca un pochettino. Noi siamo qua e vorremmo cercare di fare ricredere di più nella passione della lana. Abbiamo conosciuto la signora Maria Teresa Chopin già 5-6 anni fa. Lei ha una grande esperienza in questo mondo, molto più grande di quanto potremmo mai avere noi. Assieme con Nawena, una artista francese, abbiamo messo insieme questa esposizione Wools of Europe, l'abbiamo fatta per Rambouillet nel 2010 e questa è già la terza tappa di questi, diciamo, di questi prodotti. E cosa sono? Sono 87 prodotti creati da 87 diversi tipi di lana, diverse razze di lana, da tutta Europa, da tutte le 27 nazioni d'Europa.